Da qualche tempo in rete gira un documento di repertorio che riguarderebbe la Germania nazista tra il 1939 e il 1945, in particolar modo alcuni esperimenti e alcuni oggetti di studio e ricerca da parte dell'ingegneria alternativa degli scienziati nazisti. Stiamo parlando dello sviluppo presunto tale di dischi volanti, meglio conosciuti nell'ultimo periodo come Auneb, e della Die Glocke, la campana famosa che sarebbe stata utilizzata per viaggiare nel tempo. Vi raccomando di rimanere fino alla fine di questo video per comprendere quello che realmente state osservando nel momento in cui vedrete il video. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale UFO News. Per chi si sta domandando perché ho nuovamente gli occhiali da sole in un video, non è per tenere un'aria di mistero, anche se molti di voi mi hanno consigliato di tenere gli occhiali almeno in alcuni video perché in qualche modo rendono di più l'idea dell'argomento, ma non sarebbe questo il caso. E gli occhiali da sole ce li ho messi perché ancora una volta ho un problema e diciamo è giusto che mi protegga un pochino da questa luce fastidiosa che noi YouTuber utilizziamo per fare i video e che non mi fa assolutamente bene. Chiusa la parentesi, spero che comprendiate quindi questa cosa che sono costretto a fare. Nell'anteprima vi ho parlato di dischi volanti nazisti, della campana nazista e che vi avrei mostrato un video di repertorio dove si vedono proprio questi oggetti in fase di sperimentazione, fermi o in movimento. Oggetti che ho già trattato in passato qui sul canale UFO News, di cui vi ho fatto vedere per esempio più di recente un footage in cui è possibile vedere proprio una Auneb 2 in volo durante una fase di collaudo. Ma di questi video ne caricherò nel tempo anche altri che riguardano un po' i Foo Fighters della Seconda Guerra Mondiale, la stessa Die Glocke che sarà oggetto di approfondimento su questo canale il prima possibile e tanto altro ancora. Vi lascio quindi subito a visionare il video e parleremo poi del suo contenuto e delle conclusioni subito dopo.
E rieccoci qui ancora una volta. Le immagini che abbiamo visto sono davvero eccezionali. Si tratta infatti di un documentario reale, ma questo documentario non è, almeno nella sua gran parte, realmente il repertorio. Si tratta infatti di un documentario televisivo realizzato apposta per spiegare gli argomenti. Purtroppo questo video continua a circolare in rete, come spesso avviene, come un video vero. In effetti è fatto molto bene, proprio perché è realizzato per i documentari sull'argomento da una televisione. Quello che non si riesce a capire è se il documentario è stato realizzato dalla TV statunitense e poi è divenuto importante nella TV sovietica e quindi successivamente in quella russa, da dove poi è arrivato in Europa e in Italia, o se al contrario, forse cosa più probabile, è stato realizzato da una TV russa, poi arrivato negli Stati Uniti, attraverso gli Stati Uniti ha fatto il giro come al solito, come spesso avviene, dal Sud America, per arrivare poi in Europa e in Italia. Ma poco importano le origini, si tratta quindi non di un falso punto, cioè non di un falso realizzato da un buontempone che vuole spacciare la cosa per vera, realizzato per scopi televisivi in maniera seria, in maniera rappresentativa e non volutamente utilizzato per creare discredito, per creare problemi e per inquinare il mondo delle prove ufologiche, almeno in questo tema. Si tratta quindi di qualcosa che è avvenuto successivamente, come al solito, purtroppo, e continuo sempre a ripeterlo, da qualche persona che afferra tutto quello che gli capita online e lo ripubblica convinto di avere trovato chissà che cosa, senza fare un minimo di ricerche delle fonti, un minimo di verifiche, senza consultare gli esperti, ma solo per fare lo scoop, come avviene purtroppo spesso nel mondo giornalistico, anzi quasi esclusivamente nel mondo giornalistico, senza concretamente dare la notizia o prendere informazioni sulla sua veridicità. Quindi, ogni qualvolta rivedrete questo video in circolazione, che qualcuno spaccia per un video documento reale contenente footage di
immagini di repertorio, video di repertorio della Seconda Guerra Mondiale che realmente hanno ripreso, dischi volanti nazisti e la campana nazista, andategli per favore a piazzare questo video sotto e spiegategli che si tratta di un documentario televisivo fatto apposta per parlare dell'argomento. Attenzione però, questo non significa che gli UFO della Seconda Guerra Mondiale siano falsi, non significa che i tedeschi non abbiano mai costruito la campana o i dischi volanti. Al contrario, queste affermazioni, questo video e i dati che adesso conoscete, quindi che vi mettono a disposizione la possibilità di comprendere cosa è vero e cosa no, servono a provare proprio con quelle cose serie che ci sono in circolazione, ne ho esposte tantissime, sia qui sul canale UFO News che sul mio sito internet www.statodiemergenza.com, dove trovate tanti articoli sui Vimana, carri celesti degli dèi, sulla sua componente, la Vril dei nazisti, e quindi tutte le cose dei misteri della Germania nella Seconda Guerra Mondiale, che spaziano dall'Antartide all'Artide, dagli armamenti ai dischi volanti, gli aerei stealth e tutto quello che è incluso. Tutto vero, tutto che continua a essere supportato da varie prove, ma quando ci sono prove che non lo sono realmente e inquinano il suo mondo, le dobbiamo scartare, le dobbiamo etichettare, le dobbiamo far sapere che sono prove farlocche. Spero che il video sia stato di vostro gradimento, vi ricordo di mettere il like, naturalmente iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e siete interessati, attivate anche il campanello se volete ricevere le notifiche ad ogni nuova uscita. Vi ricordo ancora una volta che potete seguire i miei articoli, gli approfondimenti e tanto altro sul mio sito internet www.statodiemergenza.com. E ovviamente trovate UFO News anche su TikTok e sugli altri social. Commentate quando e come volete, vi risponderò il prima possibile. E naturalmente, se siete interessati a vedere altri video simili a questo che trattano gli stessi argomenti, rimanete fino alla fine. I video che appariranno ora alla mia destra e alla mia sinistra non vi lasceranno delusi, perché tratteranno proprio questi argomenti collegati. Ciao a tutti e alla prossima!